della nuova edizione di Senior News, vediamo insieme i titoli di oggi. Tumori della pelle raddoppiati in 20 anni, soprattutto negli anziani. Esame di DL sull'introduzione dell'infermiere di famiglia e assistenza infermieristica domiciliare. Audizione dell'AIL. Silver Economy è ancora una risorsa per la società anche nella fase post-Covid. Badanti, scelta non facile. Cresce l'incidenza dei tumori della pelle, soprattutto nella popolazione anziana. Oltre al melanoma ci sono anche altri tumori della pelle, ma se ne parla poco nonostante non siano così rari. Ne abbiamo parlato con Vincenzo Panasiti, dermatologo del Policlinico Universitario Campus Biomedico. Sentiamolo. A che cosa è dovuto questo aumento dell'incidenza? Beh, è dibattibile. Non è che oggi come oggi si sa realmente a che cosa sia dovuto l'aumento dell'incidenza. Diciamo che ci sono tante cause che insieme concorrono al fatto che di tumori della pelle, soprattutto nell'over 65, ce ne siano di più. Una delle cause sicuramente è la radiazione ultravioletta, l'esposizione al sole. E attenzione, qui ci tengo molto a dirlo, non l'esposizione al sole fatta ieri o l'altro ieri, ma l'esposizione al sole fatta nella vita. La familiarità è uno dei fattori di rischio più importante. Però tra quelli intrinseci, cioè sempre che dipendono da noi, ci sono anche il fototipo, per esempio. Chi è più chiaro di pelle e di occhi, attenzione sempre a considerare anche il colore degli occhi, perché ci sono tante persone che arrivano da me e mi dicono ma io sono scuro di pelle, non si preoccupi, e poi sono persone con gli occhi azzurri. In realtà il fototipo va sempre calcolato anche col colore degli occhi e con la predisposizione a potersi anche ustionare durante l'esposizione al sole. Prosegue in Senato l'esame dei disegni di legge sulla introduzione della figura dell'infermiere di famiglia in comunità e sull'assistenza infermieristica domiciliare. Sono stati ascoltati in audizione i rappresentanti dell'Associazione Italiana contro le Leucemie, i quali hanno sottolineato che le cure domiciliari con la vicinanza di familiari e l'assistenza di equip multiprofessionali in costante collegamento con l'ospedale consentono ai pazienti una qualità della vita nettamente migliore. La Silver Economy rappresenta ancora una risorsa per la società anche nella fase post-Covid. Questo è quanto emerge dal rapporto dell'osservatorio Censis Tender Capital, che evidenzia quali sono state le conseguenze della pandemia per gli over 65. In particolare, oggi gli over 65, dai dati del rapporto, risultano essere più ottimisti in merito al proprio futuro e a quello della propria famiglia, con meno pessimismo e più fiducia dei millennials e degli altri adulti. Gli over 65 sono anche più positivi sulle chance di ripresa dell'Italia. In Italia il numero degli anziani è in costante crescita, ad aumentare sono soprattutto gli oltre ottantenni, che hanno bisogno di essere accuditi in maniera continua. Ma come scegliere la badante adeguata per occuparsi di un familiare in età avanzata e magari non più autosufficiente? Sentiamo. Se dobbiamo scegliere una badante, innanzitutto dobbiamo capire le esigenze dell'assistito, dobbiamo capire le patologie dell'assistito per trovare una lavoratrice che abbia la formazione, le competenze per aiutare la persona. Ma è anche importante l'empatia verso il lavoratore e verso il datore di lavoro. Consigliamo pertanto alle famiglie di rivolgersi alle associazioni che da anni fanno questo tipo di lavoro. Per oggi è tutto, arrivederci a domani.